Copyright. Benissimo, siamo Sarele e Katia. Oggi in preparazione cosa abbiamo? La sfoglia di mozzarella, un antipastino freddo, visto che ora inizia a fare caldo, ci sta. Benissimo, è appunto un antipasto che vi presentiamo oggi, ma che vedrete in vetrina da noi per tutta l'estate. Quali sono i nostri ingredienti? Sfoglia di mozzarella, che la potete trovare anche nei supermercati, ovviamente non la troverete grande così, quindi se ne avete bisogno per più persone ci conviene magari ordinarcela a noi. Poi pomodoro fresco che viene tagliato a fettine sottili come stavo facendo prima, una frittatina che è quella delle frittatine farcite in sostanza e del prosciutto cotto. Perfetto, forza. Vado? Vai. Allora, questa è la preparazione, semplicemente stendete il prosciutto. Sì, l'unica cosa magari sarà nell'acqua la sfoglia, quindi asciugarla bene. Ok. Sì, la sfoglia la sgocciolate, la asciugate bene bene con la carta. Poi andate a stendere il prosciutto in maniera da coprire tutta la superficie. Sì. La frittata, ancora un pezzetto perché se no il pezzone sta scoperto. Ok. E infine le fettine di pomodoro. Da coprirla proprio tutta. Mi raccomando, le fettine di pomodoro che siano tagliate molto sottili, se no poi è difficile da avvolgere il rotolo della mozzarella. Anche se si rompono non è un problema, perché tanto poi verrà tagliato. Non è un problema se si rompono, infatti vedete che le nostre non sono perfette, no, anche perché Katia oggi è ancora con la testa a San Siro. Ok. Benissimo, si avvolge. Piano perché se non si rompe. Allora, io qua ho preparato una foglia di stagnola, serve per avvolgere la sfoglia di mozzarella, non la si taglia immediatamente, si lascia riposare in frigo 5-6 ore. Così si compatta bene. Esatto, noi usiamo per facilità la stagnola perché tiene bene sigillato, potete usare la pellicola trasparente o quant'altro. Questo è il risultato? Esatto, l'abbiamo preparata prima per potervela far vedere. E poi andiamo a tagliare le fette. Spesso, un po' più sottili, come vi piace. Facciamo il pettino qua, così facciamo. Ancora una? Sì, ancora una. Ora. Un filo d'olio, un filo d'origano e un po' di sale che abbiamo dimenticato. Ecco, questo è il risultato finito. E la sfoglia di mozzarella. La sfoglia di mozzarella con la frittatina, il prezzemolo, il prosciutto e il pomodoro. Mi raccomando, ricordatevi di registrarvi alla nostra rubrica YouTube Cucina Vista Social. Da Gastronomia Cucina Amica, Serena e Katia. Ciao!